Per essere qui, questa è la Casa della Memoria del Comune di Milano, dove sono ospitate 5 associazioni che si occupano di memoria: l'ANPI, l'ANET, l'AEVITER, la Fondazione l'ex ISMI, Ferruccio Parri, l'Istituto sulla Resistenza, e la Fondazione, l'Associazione Vittime di Piazza Fontana. Io vorrei ringraziare Fortunato Zitti di essere qua, che è fortunato di nome di fatto perché lavorava alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, questo pomeriggio del 12 dicembre e riuscì a scamparla, ed è autore anche di un bel libro su quell'argomento. Do subito la parola ai relatori e partiamo dall'Associazione Familiari da Casa del Mondo. Quello del microfono bisogna accenderlo, c'è un bottone di sotto. E poi si può staccare. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti, ringrazio l'ANPI. Parola della memoria, gli ospiti, naturalmente Paolo Morandolo, per il vero ringrazio del mio, che non è su Piazza Fontana, ma aiuta molto ad arrivare a Piazza Fontana. Mi ero ripromesso di leggere il libro, purtroppo ad oggi non sono ancora riuscito a leggere il libro. No, ho letto molte recensioni, ringrazio naturalmente Claudia e Silvia. Quello che l'associazione è dal 2005 che guardiamo per avere non più giustizia, perché giustizia non c'è da avere, ma perlomeno la verità forse c'è. Sono sicuro che questo libro qui ci darà una mano in più per far capire che già prima di Piazza Fontana non erano gli anarchici che volevano mettere le bombe, come poi ci hanno fatto credere per tanti anni, specialmente nei familiari, ma era qualcun altro, era già ordine nuovo, il 25 aprile, e poi le bombe della stazione. E sono sicuro che questo libro qua, per noi familiari di Piazza Fontana, può solo far bene, perché porta un filo conduttore, che poi arriva a Piazza Fontana, per far capire che i servizi segreti, chi allora era il posto di comando, che sono tutti ex fascisti, a partire dalla guida del Lega, che la bomba, che sono le bombe, ma soprattutto la bomba che ha fatto la strage, che ha colpito noi purtroppo, era un disegno ben fatto e ben orchestrato. E colpire gli anarchici era facile. Probabilmente, questa è una mia impressione di Arnoldi Carlo, non dell'associazione, gli è rimasto il morto in mano, il povero Pino Pinelli. Non credo che avesse voluto che Pinelli quella sera morisse o venisse, come dicono, buttato dalla finestra. Io mi devo tenere a quanto detto e assodato nell'inchiesta dove lui ha avuto un valore attivo. Non è bello dietro, però è così. E i primi 3-4 anni anche noi eravamo bene. Più che altro che noi, le vedove e le mamme erano convinte che fossero gli anarchici. Poi col passare del tempo, con l'arrivo della pista nera, con la io ho dovuto trovare Francesca, che insieme a Luigi Passer, che era il nostro primo presidente, leggiamo il libro dello Stato di Stato, cominciamo a farci dire diverse da quello che dovevano farci credere. E la mia mattina trovò la nostra convinzione che non fossero gli anarchici. E questa convinzione, dopo solo 10 anni, solo per modo di dire, a Catanzaro, in una città molto lontana da Milano, e dove noi siamo andati parecchie volte, come quando veniamo chiamati, e il nostro filo conduttore era avere giustizia e verità. Già nel 79, quindi 10 anni dopo, la cellula nera di Ordine Nuovo era stata riconosciuta colpevole, e quindi mandare per tutte le bombe del 69, quindi anche di Piazza Fontana. Purtroppo poi non si arrivava più a nulla, fino al famoso 3 maggio 2005, che
che per noi è andata impressa nei nostri cuori e rimarrà indelebile per tutta la nostra vita. Per quel giorno praticamente si è fatto che poi nessuno è stato per te, non avrebbe avuto giustizia, in più ci sono stati condannati anche a pagare le spese del cessore. Da quel giorno, insieme a Francesca Dendena, Luigi Passo e la Commedia, perché cominciava ad andare avanti con gli anni, ci siamo rimboccati le maniche e con la verità storica che ci lasciava dal processo, quindi è un nome nuovo nella figura di Franco Fede Giovanni Ventura, non più processabile perché già assolto due volte. Abbiamo cominciato ad andare nelle scuole, andare nell'università, a partecipare anche ad alcuni libri. Abbiamo incontrato Giovanni per il film Romanzo di Natale, il regista, e abbiamo discusso con lui. Abbiamo avuto tanta forza in questi anni qua, ma abbiamo avuto anche tante soddisfazioni, perché noi su un caso di memoria teniamo diverse tesi, anche di laurea, sullo stato di Piazza Montana. Questo per noi è una soddisfazione, perché nel quarantennale, mi ricordo come se fosse ieri, ci fu in Piazza Fontana un'inchiesta sui ragazzi, soprattutto sui ragazzi. Se conoscevano la storia di Piazza Fontana, che era stato il 43% della risposta con i lati rossi. E questo ci fece molto male, ci fece capire che probabilmente c'era ancora tanto, troppo lavoro da fare per portare non solo i giovani, perché i giovani non è colpa loro se non arrivano a studiare la storia moderna, ma anche tra le generazioni dei quarantenni, dei cinquantenni che in Piazza Fontana non si interessano o non vogliono interessarsi. Quindi il nostro compito è quello, la verità storica. Verità giuridica non l'abbiamo avuta, la verità storica c'è, e i nostri genitori, il mio, il povero, degli altri familiari, non ce ne dà nessuno, non torneranno mai più indietro. Però no, non possiamo dire che sono le Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse nel 69 non c'erano ancora. Quindi noi la storia la vogliamo ricordare e il nostro compito è quello. E oggi ringrazio ancora Paolo Morales per questo libro, sono convinto che aiutano ancora di più a capire chi era veramente l'ordine del mondo. Grazie. Io dell'associazione c'è Sica, la seduta in prima fila, e poi c'è anche Matteo Dendena, che è la nuova generazione, fatevi vedere, è la nuova generazione. Volevo salutare anche Guido Pollice, mio amico Guido, perché è un senatore della Repubblica, che è una persona per tanti anni, mi fa molto piacere che sia qua. Prima di dare la parola a Claudia Pinelli, vi ricordo che ai tavolini, alle vostre spalle, oltre a vendere il libro e altre cose, c'è anche la possibilità di firmare una petizione che l'Andi ha lanciato online, anche lui accanto, perché la Casa della Memoria non ospiti il Museo della Resistenza previsto dal Ministro della Cultura, che è un museo sarebbe veramente molto piccolo, il Museo Nazionale della Resistenza qui dentro, togliendoci la possibilità di fare iniziative come questa, molto semplice. Quindi si capisce subito il motivo per cui abbiamo fatto questa. Ecco, prima di dare la parola a Claudia, volevo leggere. Scusa, c'è una notifica da fare. Facciamo? In fondo c'è la petizione che non è stata costruita dall'ANPI, ma è una petizione per salvare la Casa della Memoria, per impedire che in questo fazzoletto si realizzi il Museo Nazionale della Resistenza, che sarebbe solo l'ultimo mediatico. È stata lanciata dalla società civile con prima firmataria Liliana Segre e con adesioni autorevoli come Salvatore Becca, Dando dalla Chiesa e tantissimi altri, quindi Stefano Boeri è architetto del Politecnico di Milano, quindi abbiamo una serie di intellettuali che si sono espressi a supporto dell'azione che l'ANPI sta conducendo. Ecco, credo che sia importante questo, perché c'è stata una forte attenzione
da parte del mondo della società civile, di personalità, del mondo della cultura, della storia e di architetti, sul fatto che qui non è configurabile che Milano, città medaglia d'oro, sia ridotta ad un fazzoletto di museo, quando a Parigi il Museo della Liberazione ha ospitato in un palazzo settecentesco. Queste sono le cose. Sì, correttissimo, anche Ferruccio De Morto, mi sembra che ha firmato. Allora, prima di dare la parola a Claudio, Silvia, io volevo leggere una testimonianza piccolissima, non vi preoccupate, di Paolo Faccioli, che è uno di quelli che ha fatto un po' di galera, che parla di nostro padre, e dice: poi questo non potrò mai dimenticarlo, virgola, Pino Pinelli, due punti, che mi è stato vicino dal primo giorno che sono stato in carcere. Non solo è stato vicino a me, ma è stato il punto di riferimento per mia madre. Io le ho detto: vai da Pino, parla con lui. Mia madre era un'insegnante borghese, insegnava lettere classiche al liceo classico, e attraverso l'amicizia con Pinelli si è molto trasformata. Infatti l'ha conosciuto quasi meglio lei di me, erano molto amici, e naturalmente la morte di Pino è stata tragica anche per mia madre. Ora tendiamo a idealizzare la sua figura, ma era una figura che si prestava difficilmente a critiche. Semmai lo criticavamo, perché era troppo buono, parlava troppo con i poliziotti. Lui ci è stato vicino fin dal primo giorno, sin dai primi mesi, perché poi è morto. Buonasera a tutti. Sono passati 50 anni. Non avevo mai pensato di resistere tutto questo tempo e di riuscire a portare avanti una memoria di nostro padre, Giuseppe Pinelli, che ha travalicato quelle che sono stati tentativi di infangamento, proprio perché una società civile, giornalisti coraggiosi, ricordiamo Camilla Cederna, Corrado Staiano, persone che si sono indignate, famiglie delle vittime con cui ci siamo incontrati nel quarantesimo della strage, non avevamo mai incontrato prima, hanno fatto propria la nostra storia e ci hanno permesso di proseguire il nostro cammino e di arrivare fino a qui. Sono passati 50 anni in cui c'è stata una grandissima opera di controinformazione. Il libro di Paolo Morando, le ricerche che sta portando avanti Massimo Fisa, sono tutte opere di giornalisti che continuano a indagare, come nella migliore tradizione, la strada tracciata da altri giornalisti fondamentali per la nostra storia, come Camilla Cederna. Tante cose emergono dal libro di Paolo Morando, come dai tanti libri che stanno uscendo in questo periodo, che ricostruiscono attraverso un duro e attento lavoro negli archivi di Stato, negli archivi della Digos, che cosa è stata quella strategia che voleva incolpare gli anarchici di tutto e che ha portato alla strage di Piazza Fontana e alla morte di nostro padre. Il parlare di Giuseppe Pinelli adesso non è qualcosa di anacronistico, noi cerchiamo di portare avanti un discorso di memoria che tenga insieme il filo del passato con quello del futuro. E quindi noi parliamo di una persona che lottava per i diritti di tutti, che viveva attivamente il suo tempo, che aveva studiato l'esperanto, che era stata una staffetta partigiana, che era un sindacalista, che era attivo nel movimento anarchico, che era un tramite tra i giovani della contestazione e i vecchi anarchici. Era una persona che dialogava, era una persona che si confrontava con tutti. E questo senza volerne fare un santino, assolutamente. Però, mentre parliamo della morte atroce di Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra della questura di Milano nel corso di un'intera, ricordiamo anche Giuseppe Pinelli per quello che era nella vita, ed era una bella persona che viveva attivamente il suo tempo. Tante cose sono state dette su di lui, tanta strada abbiamo fatto, e Pino Pinelli
grazie a nostra madre, Licia, che adesso ha una madre. Grazie agli amici che sono stati vicini alla nostra famiglia da subito, molti non facevano parte del mondo anarchico, erano assistenti e professori dell'Università Cattolica di Milano. E grazie a persone come Piero Scaramucci, che ci manca moltissimo. Tutte queste persone sono riuscite a far sì che una piccola storia, nella storia con la S maiuscola, ed è la tesina, il titolo della tesina della maturità che mia figlia ha scritto. Una piccola storia, parlando del nome, una piccola storia nella storia con la S maiuscola, rimanesse una spina nel fianco e non potesse essere dimenticata e cancellata come avrebbero voluto, uccidendo Giuseppe Pinelli. Hanno fatto sì che quel bambino abbia inceppato un meccanismo, come ha detto Lucio. La nostra strada non è ha percorso biennale in parallelo, una cosa che uso spesso, no? Rispetto a quella dei familiari delle vittime di Piazza Fontana. Noi ci siamo incontrati nel 40esimo, il 9 maggio del 2009, a Biennale, in occasione della giornata della memoria per le vittime del terrorismo e degli sparati, e ci siamo riconosciuti in una storia di verità e di specialità. E questo è importantissimo per poter andare avanti, per poter continuare a fare ricerca su quello che è avvenuto e per far sì che i 17 innocenti morti dentro la banca e la 18ª vittima della strage di Piazza Fontana, vittima delle indagini, vittima dell'istituzione Giuseppe Pinelli, vengano ricordate. E grazie mille. Dopo l'intervento di Claudia, che comunque ha fatto anche un quadro di questi 50 anni, che è un po' difficile aggiungere qualcos'altro. Ci stiamo avvicinando a questo 50esimo, che è faticoso per noi ed è faticoso per i familiari delle vittime, ma è anche un modo perché non sia solo una memoria, e i nomi dei nostri cari non siano solo quei nomi su quelle date del freddo, quei 17 che ricordano le vittime di Piazza Fontana, quella lapide che c'è sul fronte di quella che è stata la Banca Nazionale dell'Agricoltura, e quelle due lapidi che ricordano Pino Pinelli nei giardini di fronte alla banca, dove sembra strano trovare tra l'altro due lapidi, dove una è stata posta dal Comune di Milano e l'altra dagli antifascisti e dei democratici milanesi. E due lapidi che concordano però su due cose. Innocente, che dice, una dice ucciso e l'altro morto tragicamente. Però innocente. E anche sulla data della morte. È entrato in porto il 15 dicembre, mentre noi purtroppo sappiamo che il decesso fu il 16 dicembre al fatto di un fratello. Comunque, appunto, perché non siano commemorazioni, molti di noi ci ritroveremo tra l'altro in una delle tante iniziative, questa l'abbiamo organizzata proprio noi come famiglia Pinelli, che è una catena umana musicale che si svolgerà per fare.
Scala fino a sotto la questura. La piazza Fontana, scusatemi, fino sotto la questura. Tra l'altro poi sempre prima di questa iniziativa, il 7 novembre, stiamo organizzando una conferenza al Teatro Lanverme alle ore 20:30 e il titolo è L'eredità di un'ingiustizia. Ci sarà un filosofo che ne parlerà, che è Salvatore Nattori, saranno presenti Benedetta Tubagi, Francesco Piscione che è uno storico, Nicola Del Corno che è storico, Paolo Finzi, giornalista, che è stato anche però un compagno e amico di Pino Pinelli. E quindi sono tante le adesioni che sono arrivate per questa catena, devo dire inaspettate, è importantissima per noi l'adesione dell'ANPI provinciale e dell'associazione Vittima Piazza Fontana che è arrivata anche... Noi non abbiamo... non ci aspettavamo niente, quindi è stato comunque un dono per Pino e per Licia, veramente molto importante da parte di tutti. E non vi elenco tutte le adesioni e le varie realtà che hanno aderito, che comunque racchiudono i sogni e le speranze del lavoro di Pino, perché abbiamo, parte delle associazioni ANPI, Pino è stato la Staffetta Partigiana, abbiamo chi si occupa delle vittime dell'amianto, abbiamo associazioni per la pace, associazioni per la pace internazionale come l'associazione Italia Cuba o Assopace Palestina, insomma tutte le realtà per cui Pino si muoveva nell'insegno comunque sempre del pacifismo e stanno arrivando anche le adesioni di giovani che sono queste e questo è l'importante perché la memoria è un seme che dobbiamo impiantare nelle nuove generazioni. Grazie. Ma ancora prima di questi attentati c'era stata una serie di vandalizzazioni di lapidi, di attentati di carattere neofascista e questa situazione di diffuso neofascismo che si stava registrando a Milano è stata all'origine, ancora prima della strage di Piazza Fontana, della nascita, lo voglio ricordare, del Comitato Permanente Antifascista per la difesa dell'ordine repubblicano. È nato nel maggio del 1969, quindi all'indomani degli attentati alla Fiera Campionaria e alla Stazione Centrale. Io farò il 24 ottobre, fra tante iniziative, abbiamo in mente di organizzare un convegno sulla nascita del Comitato Permanente Antifascista alla Camera del Lavoro e io ho ritrovato, ho fatto ristampare in alcune copie l'appello sulla base del quale era sorto il Comitato Permanente Antifascista, che raggruppava le associazioni della Resistenza, i sindacati, i partiti di allora e purtroppo chi ha creato questo comitato è scomparso, sono passati 50 anni, qualcuno è sopravvissuto, ma sono pochi. Ma noi vogliamo dare continuità a questa questo comitato che assieme ai familiari di Piazza Fontana organizza sempre le manifestazioni che si svolgono ogni 12 di dicembre. Nel libro sono contenute alcune interessanti annotazioni perché da subito l'ufficio politico della Questura di Milano, il cui capo era Allegra, aveva individuato senza prove la pista anarchica. La cosa interessante, una delle tante cose interessanti che compaiono sul libro è questa, che Giannettini, l'agente del SID, aveva pubblicato uno dei suoi rapporti sugli extraparlamentari di sinistra su settimanali di destra allo Specchio. Guardate caso, guardate la data, il 27 aprile del 69, cioè due giorni dopo gli attentati alla Fiera Campionaria. Il giornale è Nicolazzi. Era il nemico da 7 giorni prima, con il pseudonimo di Adriano Corso, e questo, diciamo, questo pezzo era stato rilanciato, se non sbaglio, il 21 dicembre del 1969, cioè pochi giorni dopo la strage di Piazza Fontana. E un po' tutta la stampa di allora, appena qualche giorno dopo,
la strage degli attentati del 25 aprile, aveva già detto che erano stati gli anarchici a compiere questi attentati. Non voglio fare lunga, però voglio richiamare due o tre cose. Che uno dei cardini dell'accusa contro i sei anarchici imputati di attentati dinamitardi, tra le altre cose c'è un furto di esplosivo che poi viene smentito, dunque non è vero nel corso dell'istruttoria che si avviò soltanto mi pare due anni dopo l'incarcerazione da parte degli anarchici a San Vittore, non ebbe alcun riscontro testimoniale. Il furto dell'esplosivo, che è un po' la base delle accuse, infatti viene smentito addirittura da colui che sarebbe stato parte lesa, cioè l'ingegnere Roberto Anselmi, il proprietario della casa. Questa è una delle tante cose incredibili che appaiono dall'istruttore di questo processo. E poi ci sono le domande ad Allegra. Una delle domande più interessanti è questa: come mai le indagini miravano subito agli anarchici, come la Zublena, che è un altro teste infiltrata nella polizia, che ha detto un sacco di cose non vero, soprattutto da una persona non troppo equilibrata, tanto è vero che Licia Pinelli aveva in una sua nel dibattimento chiamata come testimone, aveva confermato questa tesi. Piallegra dice: tirano subito le conclusioni perché l'esplosivo usato alla fiera era il medesimo dei due ordigni inesplosi trovati alla Rinascente. Ma peccato che il 9 aprile del 1972 era stato emesso, appunto, seguito del mandato di cattura emesso da Stiz contro Freda e Ventura per gli attentati sul treno tra l'8 e il 9 agosto del 69, si era scoperto che gli ordigni di quei treni erano stati confezionati con meccanismi identici a quelli delle bombe esplose alla Rinascente. Quindi è chiaro che quegli ordigni non derivavano dagli anarchici, ma erano frutto di ordine nuovo. Questa istruttoria poi traballa perché è fondata unicamente, il giudice istruttore si era affidato unicamente agli interrogatori fatti dall'ufficio politico della questura, interrogatori pesanti, perché la gran parte degli imputati aveva ammesso la propria responsabilità, ma che poi aveva ritrattato, perché questi imputati, Faccioli, Braschi ed altri, Pulcinelli, avevano detto sì, ci avevano lasciato tre giorni senza mangiare, senza dormire, e noi pur di farla finita abbiamo ammesso di aver compiuto determinate cose. Questo in sede di istruttoria viene ritrattato dagli imputati. Ma c'è un'altra modalità di interrogatorio, poi finisco e lascio la parola all'autore che ne sa più di me. Negli interrogatori che furono fatti in questura c'è una DR, a domanda risponde, e quindi le risposte che vengono verbalizzate non tengono conto tanto delle risposte dell'imputato, ma sono le risposte di chi fa l'interrogatorio. Ed è sulla base di questa impalcatura che non sta nei piedi che per due anni sono rimasti in galera 5 o 6 anarchici che non c'entravano assolutamente niente, che sono stati completamente assolti dall'attentato alla Fiera Campionaria e alla stazione centrale, per i quali poi verranno condannati con sentenza definitiva Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini. Questo è il quadro veramente
incredibile che precede quanto è avvenuto poi con la strage di Piazza Fontana, con i depistaggi dei servizi segreti, perché ci sono stati già depistaggi all'interno di questa inchiesta. E questo è il panorama di allora. Concludo con questo: se non ci fosse stata allora, nel giorno dei funerali di Piazza Fontana, il 15 dicembre del 69, la fortissima risposta di 300.000 lavoratori e cittadini milanesi, con silenzio tombale, per l'attentato, per la strage di Piazza Fontana, forse oggi noi non saremmo qui a parlare e forse noi non potremmo godere delle libertà e della democrazia e di quello che abbiamo ereditato dalla Resistenza. Il frutto più importante che abbiamo ereditato è la Costituzione Repubblicana, che va oggi difesa e applicata. Grazie. Allora, c'è una... c'è Renato Santi con noi del Teatro della Cooperativa, e oltre a salutarlo e ringraziarlo per tante cose belle che fa, do anche una notizia che riguarda, diciamo, questi argomenti. Il 5 di dicembre, qui alla Casa della Memoria, l'orario adesso credo mattino. Allora, ci sarà alle 8, sì, il 5 dicembre si è stato spostato prima alle 7, adesso l'ho spostato al 5, è continua variazione. Ci sarà la presentazione di uno spettacolo che hanno fatto il Teatro della Cooperativa su questo dicembre. Quindi sulla strage, su Piazza Fontana, su Tinelli, lo spettacolo l'hanno studiato con la consulenza dell'Associazione Familiari delle Vittime di Piazza Fontana e con la consulenza di Silvia Pinelli. Poi avrà la sua prima il 9 all'Elfo, al Teatro dell'Elfo, e poi per tutta la settimana successiva, il 9 dicembre, sarà in programmazione al Teatro della Cooperativa di Armando Antonio Guarda. Con un'attrice, mi dicono, importante, io non sono così esperto di teatro, che è la Laura Pulini. Grazie a tutta la cooperativa. Adesso do la parola a Massimo Pisa, che avrete sicuramente, se dovete passare il microfono. Solo dire solo una cosa molto breve, che Piero Scaramucci, che ha rivendicato, ha realizzato un bellissimo libro, La storia quasi soltanto mia, verrà ricordato il 21 novembre in Consiglio Comunale. Ecco, appunto, ma non solo, mi ha detto la moglie che ci sarà poi, non ho capito bene se quel giorno o un altro giorno, non ricordo, anche con l'area popolare, con anche il consiglio comunale, cioè ci dovrebbe essere questo omaggio a Scaramucci. Perfetto.